Ciao ragazzi, benvenuti sul mio tubo Just for LOL, io sono sempre Aki. E oggi ho detto vabbè dai, c'è un cazzo da fare. Giochiamo Kingdoms of Amalur insieme ragazzuoli. Ricomincerò da capo, anche se ero discretamente avanti. Tanto è godibilissimo questo gioco, quindi ci gioco ben volentieri. Ci giochiamo in normale? Sì, tanto non è grande. Non è facilissimo. From the beginning, we were wrong, and only now, well into the second decade of the conflict, have we begun to understand the mistakes we have made. We lived in harmony among the Fae, in a world awakened to new magic. Perhaps we should have foreseen what might be born on this rising tide, what force might awaken. Of course, powerful enough to twist even the eternal and immutable faithful. But Gathro, the new king of the Winter Court, surprised us all. Singular among his people, he was all that other Fae were not. Aggressive, ambitious, visionary. He had power like none we had ever seen. Terrible and deadly. Gadflo and his followers, the Tuatha De Leon, believed that a new god was to be born in the east, beneath Gadflo's crystalline fortress of Amathen. In the name of that god, they marched to war against the young races of Amalur. Against a mortal army, no matter the power of their god, we might have been victorious, but the Fae are creatures of magic, not bound by the laws of life and death. Such two lives are fallen on the battlefield would soon rise again, for the Fae do not know death as we do. How could we stand against such a force? For 10 years the war raged, for 10 years the armies of men and Alfar fought and died, but as our numbers dwindled, we knew that it was only a matter of time. Our fate had been written. At least, that is what we believed. Until we died. Bene, bene, bene. Ora, finita la cutscene iniziale, so che pa sto parlando sopra i dialoghi, ma fotte sera, cioè insomma, tanto sono i sottotitoli. Credo farò tipo Gatsu di Berserk, ma non ne sono sicuro. Inizierò come guerriero, giusto far vedere un po' l'appeal con il gioco. Poi, eventualmente, suggeritemi voi lo sviluppo del personaggio. Facciamo l'umano giusto per stare su Gatsu, probabilmente Varani cos'è? Qua già stiamo sulle razze elfiche, direi questi qua. Qua c'è la barba, mi è simpatico. Vediamo. Ok. No, ho sbagliato. Ok. Vediamolo, vediamo. Questa è una troppo ruda. Sì, questo qua. Tanto possiamo modellare a nostro piacimento e vediamo se c'è. Gimli, eccolo qua. Vediamo un po'. No, non è così. Neanche.
close enough, close enough. Cioè, così è più ali. No, vabbè, più o meno dai, ci si può arrivare. O c'è più bassi. Ecco, cioè tipo così, tipo. Neri. Se ho. No. Vediamo un po' face molto, diciamo un po' più brutal possibile, giusto per stare nei range del personaggio che voglio creare. Così più o meno. No, così no. Sì, ci sta. Gli occhi ce l'aveva. Mi pare che ce l'avesse castagno, però non mi ricordo, ma c'è chi mi fucilerebbe. Io gli faccio così perché fa figo. No. No, sta bocca, che minchia. No. Ni, ci può stare. Allora. Guardalo un po'. Scusa, Lutino. Allora, tattoo 0. Anche perché non c'è quello lì dei sacrificati, quindi. Ricchino ce l'aveva. Non mi ricordo. I capelli non mi convincono, quindi. No, pelato no, il cazzo pelato. No, sono troppo corti così. Ah, non c'è! Devo trovare una mod. Allora. No. No. No, questo qua non è il burbero, altro che. Ora intanto qua mi faccio i cazzi miei su WhatsApp. Allora, sì, dai, questo è il più simile possibile. Peccato che non ce la faccia più incazzata nel mondo, però vabbè. Allora, io non so precisamente quante armi ci sono, la varietà di armi che ci sono. Sono arrivato a un certo punto e basta, mi sono fermato per poterne fare un let's play con voi. So di per certo che lo spadone c'è, uno spadone molto simile a quello di Gatsu c'è. Quindi lo ispiro molto a lui perché ultimamente sono in fissa con Berserk e comunque con i seinen in generale. E quindi yeah, ci sta. In un mondo fantasy abbastanza figo, fare un personaggio abbastanza figo come Gatsu ci sta di brutto. E lo chiamiamo Gatsu, giusto perché non ce ne frega un Gatsu. Guarda, c'ha la fronte che fa provincia sto uomo, sembra più Superman che Gatsu effettivamente. Adesso sembra più Shrek, però vabbè. Vabbè, Gatsu non si sarebbe poi impressionato granché. Ora. Mezzo tutti sti zombie, cioè vabbè, cazzo mega. E questo gioco ricalca molto le meccaniche di Skyrim, per fare un esempio tangibile, o più che altro Fable, perché lo stile di gioco è molto variabile a seconda del giocatore più che del personaggio. Quindi se voglio svilupparlo come mago posso svilupparlo come mago, e se mi gira il cazzo posso farlo diventare cavaliere o combattente, insomma, ci siamo capiti. Tenterò di farlo più brutal possibile, tanto non è che mi cambia un cazzo, cioè insomma è figo lo stesso, quindi. Bene, let's go. Allora, ultimamente sono sparito abbastanza dal canale perché ho la fortuna barra sfortuna barra che cazzo ne so di giocare a Demon Souls e mi sta tipo prosciugando tutta la vita sociale, tutti gli impegni che avevo
per cercare di portarla a termine, ma i miei successi sono non scarsi, di più. E quindi sto cercando in ogni modo di finirlo, ma la vedo durissima. Io sì, adoro i giochi difficili, ma Demon's Souls mi sta veramente uccidendo. Io personalmente ho finito Dark Souls un paio di volte anche, ma un personaggio con un palo nel culo come quello di Demon's Souls, come quelli di Demon's Souls, non li ho mai visti. Cioè, personalmente, proprio zero, neanche Dovahkiin è così palo nel culo. Cioè, serio, è veramente lento all'inizio. Dico all'inizio perché effettivamente poi più diventi potente, più diventa veloce. Però se vuoi una buona armor devi partire lentissimo, ma se vuoi una buona velocità c'è un armor del cazzo. È un po' spina nel buco del culo sta cosa, ma che ci vogliamo fa? Allora, picchiare un po' di tuata, scusate. Vabbè, cazzo, mi fido già se sto in mezzo a una combo, però vabbè. Dicevo. Sì, sono un po' off topic perché... Ok, scusa, c'è un nano. Sì, vabbè, non Super Mario. Sì, nel film Shrek. No, era in Shrek, cretino. No, è Shrek. No, è Shrek. Ok, cosa mi hai dato? Ok, Mineral Potion of Ender. Bene. Worn Leggings. Battered Armor. Ok, piano oro. Old Boots. Allora, smashando ste casse probabilmente si trova oro. E nel più fortunato dei casi trovi pozioni di cura o addirittura armi. Io, con il mio personaggio precedente, un ladro sostanzialmente, ho trovato un casino d'oro. Trovavo roba come 200 monete d'oro in una cassa, quindi non ve sto di cazzate. Allora, leggings, boots, basta. Non c'avevo anche i guanti, ma evidentemente no. Ah già, vero, devo scartare sta roba. Che cazzo me l'ho lasciata io? Allora, ecco. Sì. Junk. Bene. Dicevo. Che cazzo dicevo? Ah già. Stavo parlandovi di Demon's Souls. Per chi non lo conoscesse, ovviamente, perché è passato un po' in sordina in confronto a Dark Souls, che ha fatto molta più scena, diciamo. Non è granché di difficoltà, è fattibilissimo, ma è bastardo come non si sa che cosa. È un figlio di puttana quel gioco, però è giocabilissimo, lo puoi tranquillamente finire se stai attento e ti giochi bene le tue carte. Il punto è che io non sono uno che si gioca bene le sue carte. Ok, ora. E questo gioco me lo ricorda molto, però non lo so, sinceramente mi piace abbastanza di più, non lo so, forse perché è più plot oriented rispetto a Demon's Souls, che comunque la trama te la devi un po' andare a cercare, perché
non ti viene detta subito tutta la trama, devi stare lì, parla con gli NPC e tutte queste cose. Non che mi dispiaccia, perché in fondo sta lì, negli RPG ci sta a parlare con i personaggi non giocanti. Cioè, per carità, lo facciamo in Legend of Zelda, perché non dovrei farlo in un RPG vero e proprio. Però, capite un po' a testa sarcazzo. Cioè, fa passare un po' la voglia di seguire la storia e di menare solamente le mani. Non so se sia proprio un punto a favore per quel gioco. Ma vabbè, intanto ve ne farò una recensione presto, quindi ne parlerò meglio nel dettaglio. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. Abbiamo aperto tutte queste casse. Crudere un cazzo. Ok, gli scudi qua non mi piacciono. Ora, diciamo già la verità, a me gli scudi qua non piacciono per un cazzo. No, dove cazzo è lo scudo? Eccolo qua. Perché non piacciono? Perché vedete, non c'è, non appare. Però fai così, ta, c'è, miracolosamente. Però tanto a me non me ne frega un cazzo, perché lo uso poco, quindi non fa parte del mio stile di gioco in questo titolo. Cioè, usare più di tanto lo scudo, cioè ogni tanto mi apparirà. Lo userò ogni tanto, ma tipo stracazzo. E boh, cioè, sinceramente mi manca. Che cosa cazzo ho preso? Aspetta, ah, longbow. In quel gioco, per esempio, mi manca un po' l'appeal della trama. Meh, mi piace, perché cazzo, è un gioco stratostissimo, ma io che sono uno che la trama la deve stare a seguire, quel gioco è proprio impossibile da apprezzare in quanto RPG, ma come sfida mi piace un casino. Cioè, infatti molti lo criticano perché la sua eccessiva difficoltà e tutto. Beh, non tolgo il fatto che comunque è un po' infame, per essere infame, però programmato così, che ci dobbiamo fare? Che siamo la Namco Bandai, che possiamo decidere come fai i giochi. Fosse per me, l'avrei reso un pochettino più accessibile anche a chi di quei giochi ne capisce poco. Magari mettere una scelta della modalità, e chi vuole veramente bestemmiare se lo mette in difficilissimo, e chi vuole, cioè una beginner's mode ci stava anche. Vabbè, non sono qui a fare il lamentone, ma insomma, capisco che non è un gioco per tutti. Ora questo quando equiparlo per forza, perché mi per l'idea un po' di meccaniche della modalità stealth. Un attimino. Peraltro ultimamente sto pure giocando a God of War 3. Io non ho mai giocato a nessun episodio della saga, tranne Chernobyl Olympus e Ghost of Sparta, ma non sapendo come piazzarli cronologicamente li conto come spin-off più che altro. Anche se a quanto ho sentito sono episodi antecedenti la saga su PS2, ma ci sto capendo ben poco. Io ho il 3 perché l'ho preso d'occasione, cioè pagato 11 euro, vaffanculo, cioè nell'attesa di potermi comprare Ni No Kuni c'è gioco, insomma, non è che mi fa schifo, insomma, non ho appena preso una Play 3, godiamocela per quello che c'è, no? Per il let's play di Twilight Princess ho quasi risolto, nel senso sabato mi dovrebbe arrivare
una capture card, quindi credo collegherò il Wii e ci giocherò tramite il Wii, e se tutto va bene faccio un let's play in parallela con Nick Arc di un qualcosa. Non so se a lui va di spoilerare la notizia tra virgolette, quindi yeah. Chidori! quindi yeah. Ah sì, poi soprattutto sono anche un po' sparito perché, per quanto alla gente magari non piace l'idea di saperlo, io sono un grandissimo fan di Naruto ultimo, cioè sono diventato un grandissimo fan di Naruto da quando ho comprato i videogiochi per Xbox, sostanzialmente. Lo ammetto, sono un po' uno di quelli che ha comprato il videogioco per caso e casualmente si è ritrovato a guardare l'anime e a leggiucchiare un po' le scans perché non aveva voglia di spendersi 300 euro in manga. Dire la verità, io mi sono un po' affezionato ai personaggi e tutto, quindi anche per quello sto seguendo tantissimo. E a volte mi dimentico di fare i sti ragni, no! Morite stronzi, muori! Cazzo, ecco, aracnofobia, portami via. E nulla, poi adesso è uscito anche l'anime l'attacco dei giganti, un manga che volevo seguire da un pezzo ma che non ho mai comprato, e se non è uscito l'anime ho detto va bene, approfitto per conoscere un po' la storia, e mi sta appassionando abbastanza, quindi capite che mi è difficile mantenere i rapporti con il canale e anche un po' le serie che seguo. Fate conto che per colpa di quell'anime ho un po' messo da parte Doctor Who, e il che è abbastanza anomalo perché quella serie TV mi ha intrippato abbastanza, cioè, e io che mollo un po' Doctor Who per un cazzo di anime appena uscito è un po' strano, ecco. Poi c'è la gente che magari mi prenderebbe a calci nel culo in questo momento, però vabbè. Peraltro sono andato a vedere anche Scary Movie 5 questa settimana. Boh, raga, una puttanata del genere non l'ho mai vista, è una stronzata, ma fa schifo al cazzo, cioè giusto per non per denigrare chi è magari fan della saga e però seriamente devi avere problemi mentali grossi per poter apprezzare quel capitolo di Scary Movie. Personalmente uno può capire che ci sta, ma ci sta finché lo scarichi da internet, a mio avviso, perché spenderci soldi è veramente stupido. Cioè io ci ho speso, non mi ricordo, 7 euro per vederlo, è una stronzata. I suppose these might be able to offer realize what you are. You'll need them. Okay. He's directly ahead in his study. Just keep going past the top of the well. He needs to see you. Right now, you're the most valuable thing in his world. I'll see you on the outside. If fate wills it. Personalmente io quel film l'ho trovato una schifezza colossale. Per carità, magari saranno stati i tagli e queste cose qua che non mi hanno fatto apprezzare a pieno, ma seriamente non è il mio genere, parodie proprio non sono più il mio genere, insomma io lo guardavo alle medie,
una parodia alle medie mi faceva spisciare dal ridere, ora sono troppo forzate forse. O forse sono troppo banali i film a cui fanno il verso, ma personalmente trovo pallose. Avrei preferito guardarmi chi consegna a domicilio, dato che comunque lo studio Ghibli è intramontabile, e dato che comunque Hayao Miyazaki, cioè insomma, in generale lo studio Ghibli, lo studio di produzione tra i preferiti insieme alla LucasArts, insomma, cioè, capite, avrei preferito guardare qualcosa di più classy rispetto a quella stronzata. Certo che l'ho fatto brutto, ugly as fuck. No, Mario è morto. Gli gnomi si assomigliano un po' tutti, però fighe tu, adesso strafighe. Stay in line, stay in line. Questo sembrano tanti piccoli guerra di Darkseid. Ok. Scusate un attimo. Pronto? Affanculo. Cazzo di sondaggi. Allora, questa parte usciremo solo da questo dungeon perché veramente credo si stia facendo abbastanza lungo questo video. E non vedo l'ora di prendere lo spadone. Cioè, la spada lunga è ok. Ma santi Dio, se è debole, è veloce. L'unica cosa positiva è che è veloce. Praticamente questa qua è quella arrugginita, quindi non so quanti danni possa fare. Allora, ok, ora primo boss del gioco. Oh, sto boss a me piace, mi piace a fiotti. E il mio consiglio è batterlo a colpi di magia. No! Vaffanculo. Allora, ok. Fuck.
Ostia di! Oh, è pieno di sto Chidori, stronzo. E vaffanculo. No! Oh, io ce l'ho di forza brutta, vaffanculo, mamma sata. Miracle Blade serie perfetta. Ok. Ok. Ecco, vedo la Reckoning Mode. E faccio schifo in questo momento. Yeah! Che bello però. Yeah. Tiè. Ciapati il mio Bankai, stronzo. Vediamo un po'. Squire Ring. Ok. Bene. Inventory, accessory, Squire Ring. Mi dà 5 punti in più di vita. Bene, 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 bene. Ok, credo di dover finire qua. Salvo, just in case. Ok, qua c'è un altro salvataggio. Faithless one. Ok, qua c'è un fighter. Comunque, ragazzi, è stato un piacere ancora giocare con voi. Mi siete mancati tantissimo e spero di essere mancato anche a voi. Ci vediamo al prossimo video, che probabilmente registrerò domani mattina. Un bacione, ciao ciao.